A Capriano del Colle, comune dalla secolare tradizione del gioco del tamburello, si è giocata la Supercoppa di tamburello di Serie A e B maschile. Per quanto riguarda la Serie B a trionfare, dopo aver vinto anche la Coppa Italia, è il Ciserano che batte 13-8 il Castiglione. Partito bene il Ciserano, si era portato sul 6-1 per poi subire una rimonta dei mantovani. I bergamaschi, dopo un attimo di sbandamento, hanno ripreso il comando della partita e dopo 3 ore e mezzo di gioco hanno chiuso sul 13-8. Domenica invece in campo la Serie A e in questo caso si sono riconfermati campioni dopo lo Scudetto, la Coppa Italia e la Coppa Europa i ragazzi del Cavaillon Monte. Grande prestazione dei veronesi contro un avversario, la Nuova Medolese, sempre in partita, ma che viene mandato a casa per 13-9. Folta l'affluenza del pubblico in un impianto degno di questa manifestazione. Ottima, come sempre, l'organizzazione della società Uso San Domenico Savio di Capriano del Colle. Così afferma Matteo Ravarini, segretario del Comitato Provinciale FIPT, che parla ai nostri microfoni. Si svolge la Supercoppa di Serie A e Serie B maschile, manifestazione che Capriano ha voluto con tutto il cuore, visto che è da qualche anno che stanno chiedendo alla federazione appunto di poterla ospitare, e finalmente ci sono riusciti. E speriamo che il tempo regga, soprattutto perché il pubblico sicuramente quello c'è, ci sarà. Capriano ha una tradizione secolare, addirittura ci sono fotografie risalenti addirittura ai primi del Novecento, relativi a squadre di tamburello caprianesi. Ed è una passione radicata, addirittura negli anni 80 e 90 c'erano due squadre in Serie A. Una squadra giocava qui dietro di noi, c'era un campo, e un'altra è una squadra, la Caprianese giocava qui e la Botti giocava su un campo privato che adesso purtroppo non c'è più. Grazie all'aiuto anche di Don Lucio, un prete che è stato qui fino a un paio di anni fa, c'è stata la possibilità di riuscire a ricostruire lo sferisterio che vediamo qua a lato, e prima c'era un campo da calcio. Questo per far capire cosa rappresenta il tamburello per Capriano. Posso lasciare l'indirizzo nostro del comitato, che è info@fiptbrescia.it. FIPT, che sta per Federazione Italiana Palla Tamburello.